direi il motore di rendering che si installa all'interno di un altro software. Quindi ti permette di renderizzare e rendere delle immagini fotorealistiche del tuo modello 3D. V-Ray dentro SketchUp ha portato una rivoluzione che è quella della semplicità, nel senso che ormai sempre più persone con poche conoscenze e non necessariamente conoscenze approfondite di software o di immagine possono utilizzare. Con V-Ray e SketchUp si possono ottenere risultati professionali. Si può partire da un modello molto semplice, molto schematico, da uno schizzo in 3D appunto, e poi si fa un rendering. Se utilizzato nei minimi particolari con tutti i comandi avanzati che appunto vedrete in questo corso, si può ottenere un'immagine finale assolutamente professionale e molto fotorealistica.